Siamo con mister Cristiano Scazzola al termine di Pro Vercelli Alessandria. Si voleva iniziare col piede giusto, con un buon risultato, peccato, però voglio dire, la stagione è partita adesso, ma conterà sicuramente molto il campionato, anche se la Pro Vercelli vuole far bella figura e continuare il suo percorso in Team Cup. Sì, sicuramente volevamo continuare, non siamo sicuramente al top, però è chiaro che dobbiamo migliorare, sapendo che comunque qualcosa arriverà, e recuperare insomma chi oggi non c'era, cercando di lavorare molto, perché comunque c'è ancora molto da lavorare e da migliorare per farsi trovare pronti alla prima di campionato. Faccio la stessa domanda che ho fatto a Scaglia: che cosa ti è piaciuto, cosa non ti è piaciuto di questa serata? Ma alla fine brucia, perché comunque ci tenevamo a passare, aver perso 2-1, anche se il gol del secondo è venuto abbastanza fortuitamente. Il risultato magari diciamo un po' bugiardo, perché, però a prescindere da quello sicuramente un po' più di determinazione deve arrivare, perché sono le nostre armi, quelli che ci accompagnano da 2 anni a questa parte, e recuperando, ripeto, chi abbiamo ancora fuori, e sapendo che va ancora aggiustata con 2 o 3 elementi questa rosa per arrivare il più competitivi possibile alla prima di campionato. Anche perché se si guarda tra le righe, la Pro Vercelli ha disputato una partita gagliarda, paga un po' veramente l'episodio del secondo tempo in cui su un rimpallo poi l'Alessandria è riuscito a passare in vantaggio per la seconda volta. Sì, poi anche se sappiamo che comunque la storia di questi terzo anno è un po' quella di 2 anni, che all'inizio si fa sempre un po' più fatica, però questi non sono sicuramente alibi, anzi deve essere uno sprone a lavorare ancora di più e migliorare le cose che non vanno per arrivare a affrontare, ripeto, questo campionato che a oggi è molto più difficile rispetto all'anno scorso, perché comunque c'è molti più giovani e quindi ci vuole un po' più di pazienza.